È stata una partita giocata molto bene, sotto tutti i punti di vista, dal vista tattico, tecnico, anche di sacrificio, anche, come posso dire, abbiamo fatto un grande pressing, non abbiamo mai messo in dubbio la nostra vittoria. Si vede che i ragazzi si convincono sempre di più, che non hanno più paura, che comunque giocano tranquilli, sono convinti di se fanno quello che gli si chiede, che si può vincere con chiunque. Perciò anche, ecco, potevi anche subire un contraccolpo dopo un rigore sbagliato, ma comunque abbiamo continuato a giocare, anche dopo 2-0 abbiamo continuato a giocare di nuovo, non è che ci siamo difesi, tutto, perciò sono tutti segnali positivi, tutto, ma è soltanto una partita, come ho detto, questo è il punto di partenza, è la strada giusta da fare, bisogna continuare così. Sì, ma manca, sai, manca sempre qualcosa in tutte le fasi, perché noi cerchiamo di migliorare su tutte le cose. Fase difensiva abbiamo sistemato più o meno, si deve migliorare ancora naturalmente. Adesso abbiamo fatto gli allenamenti specifici sulla fase offensiva, sui movimenti e tutto, perciò dobbiamo migliorare anche là. Cioè, come ho detto parlando anche altri ieri con i ragazzi, ho detto che è difficile arrivare a raggiungere un obiettivo, no? Che può essere ogni domenica quando si gioca arrivare a vittoria, ma più o meno tutti lo possono fare. Ma è ancora più difficile rimanere sempre là, nel senso uno si pone uno vede di arrivare in alto e ci arriva, ma bisogna vedere quanto rimane, e sono forti e bravi quelli che rimangono per tanto tempo in alto, perciò noi dobbiamo avere continuità di risultati, perciò può essere anche un caso che noi vinciamo una partita, due, ma dobbiamo avere continuità di risultati, di continuare comunque a giocare bene e vincere, allora sì che abbiamo fatto salto di qualità. Perciò facendo e dicendo quello, quando cose vanno così bisogna continuare a allenarsi e fare ancora di più, ognuno di noi deve dare sempre qualcosina di più tutti i giorni, allora sì che si può rimanere in alto e si cerca di migliorare, perché bisogna allenare anche la mente, e così si allena anche la mente, che è importante. Noi andiamo là e cerchiamo di passare turno, come d'altronde anche loro, giochiamo in casa loro e tutto, ma noi dove andiamo, con chi andiamo a giocare, andiamo sempre per cercare di vincere, perciò una partita importante per vedere ancora una volta i giocatori, quelli che hanno giocato di meno e tutto, vedere come si comportano, in che condizioni stanno, perché sinceramente vedendo l'allenamento stanno bene, però la partita è tutta un'altra cosa, perciò mi serve molto anche per me per vedere, perché sono partite importanti, che per esempio contro Genova diciamo, abbiamo visto richiuti, poi l'ho rimesso a giocare con la Sampdoria, perciò può succedere sempre che magari non si mette posso dire in mostra e poi domenica gioca. Cioè, dipende sempre tutto da loro. Pensa che la Roma possa essere distratta dalla rincorsa in campionato, dalla possibilità di raggiungere il secondo posto? Non credo. Lo stesso anche per noi, possiamo essere distratti perché ci dobbiamo salvare. Non credo, perché sono ogni partita fa storia da sé. Cioè, penso che loro vogliono vincere Coppa Italia come d'altronde anche noi. Perciò non credo che saranno distratti, magari. Sicuramente saranno pieni di entusiasmo perché stanno facendo bene, e per loro è un obiettivo importante, come tra l'altro anche per noi, ma anche noi d'altra parte stiamo facendo bene adesso, cioè, sicuramente sarà una bella partita, poi vediamo chi vincerà. Ci pensa che in caso di semifinale ci potrebbe essere anche l'opportunità di arrivare in sì, Europa? Sì, io questo anche, ho parlato con i ragazzi ieri, gli ho detto che c'è anche questa possibilità, noi ce la giochiamo, poi come ho detto, poi se ci arriva va bene,
noi comunque faremo di tutto per vincere, per passare turno, quello è sicuro. Poi da dopo pensiamo a Udinese, ma adesso da ieri abbiamo cominciato a preparare la partita con la Roma, oggi, domani mattina, perciò sicuramente la partita sarà preparata bene come abbiamo fatto sempre. I ragazzi sono motivati, si va in campo e si vede. No, ma io ho detto anche altre volte, a me no, può essere un po' di distrazione per i giocatori, però comunque noi, per me tutte le partite, poi quando giochi con la Roma, Olimpico, contro una grande squadra, dovrebbe essere sempre un piacere giocare, almeno secondo me, penso che anche i miei giocatori pensano così, si va là e si gioca, è la cosa più bella che c'è. Perciò. Ma sicuramente, perché si possono mettere, io ho sempre detto che tutti avranno possibilità, è importante che si allenano sempre al massimo durante la settimana, poi avranno tutti, come ci sono tante partite, infortuni, squalifiche, tutti avranno possibilità di giocare, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma comunque quando avranno possibilità bisogna trovarsi pronti per far bene, se fanno come ha fatto Ricchiuti, io li prendo in considerazione, se la fanno male, rimane così com'è, perciò dipende tutto da loro. Loro sono quelli che mi devono mettere in difficoltà. Io faccio le mie scelte e tutto, poi loro sono quelli che vanno in campo e devono dimostrare che io non avevo ragione a non schierarli o comunque che c'avevo ragione a non metterli a giocare. Perciò dipende tutto da loro, perciò vanno a giocarcela e vediamo quello che succede. Sì, ma penso che Moretti ha giocato anche con Genova, no? O è entrato? O è giocato? È entrato. Non è entrato, ha giocato dall'inizio. Dico Coppa Italia. Coppa Italia. Poi è uscito perché c'era il crampi. Cioè, potrebbe anche giocare. Arriva Lopez e segnano tutti e tre gli attaccanti, dato ex giocatore più che allenatore, ci aspettava una reazione del genere. Ma forse è stato un caso, ma sicuramente, sai, quando arriva un attaccante nuovo che diciamo che è un giocatore importante, allora anche i nostri attaccanti magari cercano inconsciamente anche di pensando magari che qualcuno potrebbe perdere posto, di darsi una svegliata e cominciare a fare cose per bene. Poi domenica è andato così. Spero che anche domani e altra domenica andrà lo stesso, così. Poi dopo si vedrà chi gioca, chi non gioca, ma l'importante è che fanno gol. Secondo me non l'ha ritirato. Questo è, noi prima della partita scriviamo tutte le cose, scriviamo chi marcature, i punizioni, i calci piazzati, angoli, posizioni, tutto, cioè loro sanno tutto. E su cosa c'è scritto Mascara Martinez? Tutti e due, poi a campo sono loro quelli che decidono, perché magari Mascara non si sente, prende Martinez, magari non si sente nessuno dei due e lo tira un altro. Però noi scriviamo quelle cose là perché sono i migliori che fanno, diciamo, i rigoristi sono Mascara e Martinez, quando sono calci d'angolo, quando sono saltato, perciò devono seguire quella cosa là, i compiti quelli che gli diamo. Erano loro due rigoristi, poi non lo so, dipende da loro, loro in campo si mettono, magari Mascara si sentiva di far gol, perché appena ha fatto gol, poi in allenamento non sbaglia mai rigore, non lo so. Però come ho detto, vabbè, non è un problema. Sulla scia di Genova potremmo rivedere in campo Gianvito Plasmati, potrebbe diventare per il Catania l'uomo della Coppa Italia? Sì, vediamo, perché lui è stato due o tre giorni male, perché c'aveva una influenza intestinale, no? E l'ho portato in panchina domenica perché praticamente c'eravamo solo una punta. Vediamo oggi come sta e tutto, poi decidiamo domani, tanto ci sono ancora più di 24 ore per la partita, ci vediamo. Vedete Lopez per qualche minuto per vedere a che punto è la sua condizione? A Lopez prima bisogna che arriva a transfer. Se no non lo possiamo far giocare, no? Per lei ha vissuto tanti anni a Roma, comunque questa non è una partita come l'altra. Ma no. Io a Roma ho giocato tanti anni fa,
No, ma io non ho queste. Sta la sua prima squadra. Sì. Finale di Coppa Italia. Sì. Non è. Io quando incontro le mie ex squadre non è che. Anzi. Quando ero giocatore, quelle partite giocavo, anzi, non giocavo bene, perché non uscivo fuori cattiveria. Perché comunque, per fortuna che io da tutte le parti dove sono stato benissimo, mi hanno trattato bene, mi hanno rispettato tutti, io ho rispettato, cioè, non ho da nessuna parte nessun, come posso, come si dice, nessuna...